Il discorso su PES, ne stavamo parlando un pochino tra di noi durante la partita. PES forse quest'oggi è stato un pochino, diciamo, trattenuto, sacrificato appunto in aria. E così questo suo tentativo adesso, come hai detto bene tu, di andare nell'azione offensiva così. Attenzione signori, davvero clamorosa questa ingenuità di Ojan. Certo, adesso intanto c'è il rigore per un fallo di mano in aria di Ojanu. Nettissimo mi pare, nettissimo, no? Nettissimo, sì, anche se Ojanu cercava di dimostrare che era il fuori dall'area di rigore. Comunque, per finire quel tipo di discorso, PES mi sembra che sia stato un pochino sacrificato quest'oggi. Però è chiaro che queste sono giudizi che si danno dopo aver visto certe cose. Comunque adesso è il Ghilarza che conquista questo calcio. Chi lo batte questo rigore? Ma dovrebbe battere ugualmente Satta. Io penso che in ogni caso, no, batte Sau, ecco, batte Sau. Forse Massimo è un po' scottato dalla precedente esecuzione che non è stata proprio felice. Ma diciamo che forse Sau, così, non dico che sia un tantino più freddo di Massimo, però ha giocato a livelli superiori e forse lo segna? Lo segna, speriamo di sì.